Ciao a tutti, bentornati. Oggi spacchettiamo insieme, vediamo insieme un po' gli acquisti che ho fatto negli ultimi tempi. Sono tutti prodotti che ho acquistato io, quindi che non mi sono stati regalati o donati dai brand, li ho acquistati io. E parliamo di Nabla, Paula's Choice, Elemis, insomma, vediamo un po' che cosa ho combinato. Allora, io partirei subito da Elemis. Allora, posso dirvi che su Elemis, che io è un brand che io apprezzo da morire, ultimamente ci sono delle offerte pazzesche sulle travel size, sui prodotti in mini size. Io personalmente ho acquistato al prezzo di 15 euro questi tre prodotti, quindi penso ci sia ancora. Vi lascio il link nell'info box, penso che soltanto con quel link voi potete accedere a quella, diciamo, a questi sconti particolari, dove scegliendo tre mini size, fate attenzione perché devono essere tre mini size, le pagate 15 euro, poi avete 4 euro di spese di spedizione in più, in ogni caso 20 euro, avete comunque tre prodotti di Elemis in formati travel, quindi non neanche molto piccoli. Infatti questo qui nello specifico è un tonico, ed è un tonico, si chiama Balancing Lavender Toner, da 50 ml, quindi è un tonico, io l'ho preso distinto, perché in realtà volevo prendere un altro prodotto, poi quando l'ho visto ho detto ecco è lui, è un tonico che dovrebbe anche andare a bilanciare il sebo e quindi dovrebbe essere anche adatto per le pelli miste, se non erro, non lo so, dovrebbe avere una fragranza alla lavanda, vediamo un po'. In effetti ha una leggera fragranza alla lavanda molto piacevole. Io poi 50 ml ritengo siano anche non proprio, non è neanche troppo piccolo come formato, va benissimo. Poi ho preso un detergente in mousse. Era da un po' che non acquistavo e che non utilizzavo detergenti in mousse, che a me piacciono tantissimo e soprattutto per le pelli miste grasse i detergenti in gel o mousse sono, diciamo, le più indicate. Questa nello specifico è la Superfood Chica Calm Cleansing Foam, da 50 ml anche il detergente, in realtà non specifica bene per quale problematica e per quale tipologia di pelle sia più indicato, in ogni caso per quanto mi riguarda, per le mie esperienze pregresse, i detergenti in mousse sono comunque ottimi e vanno bene anche per la mia tipologia di pelle. Sono molto contenta perché era un detergente, cioè cercavo, ero alla ricerca di un detergente in mousse e amando tanto Elemis ho approfittato anche di questo. Altro prodotto preso con l'offerta a 15 euro dei tre prodotti in travel size, ho preso una maschera, questa qui è la Peptide 4 Thousand Flower Mask da 15 ml. Allora, in realtà io questa linea di Elemis non la conosco, l'avevo vista ad occhiata diverso tempo fa, in realtà avevo visto un siero di questa linea di peptidi, però di questa tipologia di maschere io non ne possiedo, quindi ho voluto provarla. Non so neanche di questa bene granché, non l'ho studiata, la devo provare, testare e capire bene un po', però insomma sono curiosissima. Infine, altro prodotto che ho acquistato è il famosissimo balsamo struccante. Voi sapete quanto io ami questo balsamo. Infatti, se mi seguite sapete che io possiedo anche la versione con il pack rosa, che appunto ha la fragranza alla rosa. Lui ha una fragranza più agrumata, sa tipo di limone. Io ho approfittato perché sul sito di Elemis lo vendevano a 5 euro, quindi lo trovate a 5 euro questo prodotto. È vero che è un formato mini da 20 grammi, ma comunque potete capire e farvi un'idea del prodotto. Io lo consiglio sempre, lo consiglierò fino alla notte dei tempi perché è uno struccante stravalido, delicato, anche per pelli sensibili. È davvero un balsamo che non ha bisogno di grandi presentazioni, cioè dovete provarlo e capire quanto è valido. Io vi metterò sicuramente anche il link diretto alla pagina, perché ho notato che sulla pagina di Elemis, sulla pagina ufficiale, non è facile trovare poi questa offerta. Vi lascio giù tutto con anche il codice sconto e io consiglio di provarlo sempre. Io chiaramente ho approfittato, mi faccio comunque anche un po' una scorta. E poi mi hanno anche inviato dei campioncini, quindi il balsamo struccante alla rosa che io già ho, la crema, la Pro Collagen Marine Cream che possiedo e una maschera occhi, sempre della linea Pro Collagen, quindi questa mi incuriosisce, perché la linea Pro Collagen io ritengo che sia stravalida, è una linea anti-age validissima di Elemis.
Qui ho altre tre scatoline da aprire. Io direi vado in ordine dal primo all'ultimo. Allora, Maskmai, se non lo conoscete, è una linea di skincare o prodotti cosmetici di Alice Campello. Io ho preso questo prodotto che solo a guardarlo, cioè, è troppo bello. Lui in realtà è un olio, un elisir di bellezza 100% naturale con estratti di oli freddi, tra cui olio d'argan, olio di avocado, olio di mandorle, olio di jojoba, insomma diversi oli. È un olio che promette di andare a lenire la pelle, cicatrizzarla, lenire i rossori, infiammare anche le zone infiammate, quindi dove ci sono brufoli, e ha anche i petali di questo fiore, tra l'altro, che devo ricordarmi anche il nome, ma non lo ricordo in questo momento, ve lo scriverò. I petali di questo fiore fungono anche da antiossidante, anti-age. Tra l'altro è un fiore molto raro che si trova nei Paesi Bassi e vabbè, poi è bello, è troppo bello. E quindi ho voluto provarlo e vediamo un po' che cosa ne penso di questo prodotto. Passiamo adesso a Nabla. In realtà la scatola non mi è arrivata così, ma al contrario, come quando vi arrivano i pacchi con il corriere. Però ho fatto una storia su Instagram per mostrarvi come riutilizzare le scatole, soprattutto quando all'interno ci sono disegni, quindi si possono riutilizzare anche come organizer o scatole da tenere. Io che poi sono una patita di scatole, ne ho tante, le colleziono. Ovviamente l'ho ottenuta, è anche un modo anche per riciclare e non sprecare. In ogni caso, ovviamente, sono caduta in tentazione, ho preso il loro nuovissimo Skin Realist. Allora, io ho preso la colorazione medium, quindi la 3. Allora, che cos'è Skin Realist? Vi farò anche un contenuto su Instagram perché devo ancora provarlo. È una crema colorata che va a perfezionare la grana della pelle. Tra l'altro all'interno ci sono anche, c'è anche acido ialuronico, delle microsfere di acido ialuronico che trattengono l'acqua che produce la pelle e fanno in modo che appunto si abbia questo effetto più rimpolpato, più levigato. E diciamo che non è un fondotinta, è più una crema colorata, dovrebbe avere una copertura media, credo, non lo so. Io ho approfittato anche dello sconto lancio del 20%, quindi l'ho pagato 26 euro più le spedizioni, quindi comunque sui 30 euro. Le colorazioni presenti in gamma sono 7, ma loro dicono che si perfezionano e si adattano molto alla pelle. Io ho preso la 3 anche in vista dell'estate, non è proprio il mio colore. Se vedete, è un bel po' più scuro, però in vista dell'estate ho preso un colore più scuro perché intendo utilizzarlo soprattutto d'estate. Però voglio anche capire e vedere se effettivamente, pur essendo un po' più scuro della mia pelle, si va comunque ad adattare al mio incarnato. Quindi sono curiosissima. Poi questo è un prodotto super chiacchierato in questo momento e chiaramente l'ho preso. Mi hanno anche inviato un campioncino della colorazione 2 Light, magari proprio prima questa qui, anche per vedere e capire. Terminiamo in bellezza e chiaramente la mia amata Paula's Choice, immancabile, ho fatto anche un ordine da lei. Allora, ho preso cose che volevo provare, diciamo così. In realtà tutto è partito dall'SPF. Ho preso questo qui nello specifico ed è l'Ultra Sheer Daily Defense, che è un SPF 30. Ho preso questo qui perché è consigliato alle pelli miste grasse, infatti va a bilanciare molto il sebo e tra l'altro sul sito di Paula's Choice trovate una vastissima gamma di SPF, infatti ero indecisa tra questa e la versione, diciamo, colorata, una sorta di crema colorata SPF, però insomma alla fine ho preso lei, dovrebbe donare comunque un effetto anche luminoso, oltre che proteggere, anche un effetto un po' glow, ma allo stesso tempo che vada a trattenere un po' il sebo in eccesso, e quindi questa cosa assolutamente. Poi d'estate, anche in base a quanto caldo c'è, io non sempre utilizzo la crema, talvolta utilizzo magari il siero o comunque l'SPF, poi magari per non andare troppo ad appesantire la pelle vado di SPF e magari mi trucco, metto una base, ma diciamo vado a ridurre un po' la stratificazione della skincare.
poiché questo dipende anche dalla temperatura, da come reagisce la mia pelle, però io questo prodotto potrei utilizzarlo anche solo come crema SPF. La cosa molto apprezzabile dei prodotti, cioè degli SPF di Paula's Choice, è proprio il fatto che oltre ad essere degli SPF hanno anche delle funzionalità per ogni tipologia di pelle, quindi sono delle creme idratanti SPF e questa è una cosa che apprezzo tantissimo. Altro prodotto che ho preso è un detergente, in realtà ho preso anche il detergente di Elemis e ho preso questo detergente della linea Calm, si chiama Nourishing Cleanser ed è un detergente per pelli con rossori. Io che tendo, non sempre, soprattutto la sera, la mia pelle è un po' arrossata. L'ho acquistato proprio per utilizzarlo magari alla sera, come detersione, della skincare serale. Perché tendo ad avere questi rossori un po', magari dovuti anche allo struccaggio, a tutto quanto. E questo detergente dovrebbe andare proprio a lenire la pelle. Infatti è consigliato proprio alle pelli sensibili. E quindi sono molto curiosa di provare. Anche oltre che sensibili, perché c'è la versione per pelli sensibili secche e invece la versione per pelli sensibili grasse, miste grasse. Infatti ho preso la versione per pelli miste grasse, ma c'è della stessa linea, quindi anti rossori per pelli secche. Ultimo prodotto che ho acquistato è questo prodotto, tra l'altro uscito negli ultimi 2-3 mesi, ed è un prodotto al retinolo. È un prodotto trattamento con lo 0,3% di retinolo più il 2% di Bakuchi Oil e vitamina C e peptidi. Questa combo di questi due prodotti nello specifico, quindi retinolo e Bakuchi Oil, pare che insieme facciano in modo di far reagire la pelle, diciamo, al meglio, nel senso che il retinolo è un ingrediente un po' ostico, cioè potrebbe portare a rossori, irritazioni, e la combo con questo prodotto invece è, diciamo, una bellissima combo proprio perché si rischia meno di avere reazioni che magari il retinolo tende anche, soprattutto su determinate tipologie di pelle, a creare. E quindi io sono curiosissima. Io, tra l'altro, il retinolo è un ingrediente che utilizzo poco. Negli ultimi tempi sto utilizzando un tonico al retinolo e questa versione è davvero piccolissima. Però davvero ero curiosissima di provarlo. E è vero che essendo così piccolo è anche difficile, però pare sia validissimo soprattutto per le linee d'espressione. Il retinolo è anche un fortissimo anti-age. E visto che siamo ormai 30, li abbiamo superati, il retinolo serve, ci serve. Inoltre, mi hanno anche, cioè in omaggio, c'era anche la fascia per capelli, che carina tra l'altro. Utilissima, super utile, io utilizzo sempre la fascia per i capelli quando faccio la skincare, quindi è a strappo con il logo di Paula's Choice, vediamo se si legge così. Bella, bella, utile e super apprezzata. Questo era il mio ultimo shopping skincare, qualcosa di make-up in realtà, soltanto il prodotto di Nabla. Sono strafelice perché sono prodotti che volevo provare, che soprattutto il pacco di Paula's Choice l'ho tenuto fermo per un po' perché volevo fare questo video in attesa degli altri prodotti. Finalmente li posso provare, vi potrò dire. Restate sintonizzati anche su Instagram perché lì magari vi do degli aggiornamenti un po' più immediati e un po' più istantanei. E nulla, se non siete iscritti chiaramente al mio canale, iscrivetevi, mi raccomando, magari lasciatemi anche un commento. Io sicuramente vi lascerò tutti i link di Elemis se magari siete interessati all'acquisto dei prodotti in travel size. E nulla, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo presto. Ciao!